Nikolaj Tarabukin. Nikolaj Tarabukin è uno scrittore e un esperto di estetica, poeta russo. Nel 1923 scrive un libro fondamentale, si intitola L'ultimo quadro, postula la fine della pittura, sulla scorta di Rodchenko che nel 1921 nella mostra 5x5-25 aveva dipinto il primo quadro completamente rosso, ma dove il rosso era il minio, era la pittura industriale. Oggi a Venezia c'è una mostra alla Fondazione Prada, Stop Painting, di nuovo, la fine della pittura. È da un secolo che si parla della fine della pittura e in questo percorso si inserisce Imig Noebel per dimostrare che la pittura in realtà non è mai finita. Non finisce mai, ma è come la fenice che continua a risorgere dalle proprie ceneri e continua ad assumere forme completamente diverse, idee completamente diverse, che convivono, non si escludono l'una con l'altra, ma arricchiscono la storia della pittura. Incomincia a lavorare nella seconda metà degli anni 60, quando è allievo di Joseph Beuys alla Kunstakademie di Düsseldorf. È una classe fondamentale non solo per lui, ma per la storia dell'arte. I suoi compagni di strada, i suoi compagni di classe sono Caterina Sieverding, sono Blinky Palermo e il suo carissimo amico Imi Gise. Imi è un nome inventato da loro, che è un soprannome che si danno. E in quel momento Imi Knoebel e Imi Gise lavorano insieme, si fanno chiamare Imi et Imi, che in tedesco vuol dire, assomiglia a Ich und Im, cioè io e lui. È una sorta di amicizia che poi va avanti e che arriva a corroborarsi in una relazione artistica. In quegli anni sperimenta gli insegnamenti di Joseph Beuys. L'arte deve essere una scultura sociale. L'arte è qualcosa che serve per la trasformazione della società e questo interventismo, questa voglia di intervenire sul sociale e sulla politica attraverso l'arte, farà parte anche del percorso di Imi Knoebel. Ovviamente non come il suo maestro, come Joseph Beuys, in modo diverso. E lo sarà attraverso la proiezione della propria opera sulla società e sul flusso della vita. E di proiezione fisica realmente si tratta nelle prime opere di Knoebel, che sono proiezioni di diapositive di luce, quindi, all'interno e anche all'esterno. Proietta una X sui muri di Darmstadt, mentre la macchina scorre e la X viene portata sui muri della città. È la proiezione sul sociale, è un modo di intervenire sul flusso della vita, cercando di fare in modo che l'arte sia realmente trasformativa.